nei giorni successivi, domani, eccetera, potrò rispondere alle vostre domande, alle vostre richieste di informazione. Allora, io sono Luca Guidetti, sono docente di filosofia teoretica, come sapete, all'Università di Bologna, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione. E allora, qualche giorno fa, insieme all'altra coordinatrice dell'area filosofica, cioè di scienze filosofiche, che è la professoressa Raffaella Campaner, ci è venuta questa idea, cioè proporre ai nostri colleghi di area filosofica che insegnano nei corsi di laurea in filosofia e scienze filosofiche di fare, come dire, un'attività di accompagnamento, di servizio per gli studenti, per coloro che, diciamo, in questo frangente, in questo momento sono chiusi in casa e che non, con cui noi non abbiamo più contatti e con cui tutte le occasioni di approfondimento, di extradidattiche, diciamo così, sono cadute, sono venute meno. E quindi abbiamo fatto questa proposta ai nostri colleghi e devo dire che molti hanno accettato con grande favore, con grande piacere, e li ringrazio, perché siamo riusciti a organizzare un ciclo di ben 17 letture, e non è detto che non si possa andare avanti, 17 letture che vanno avanti, che cominciano oggi e finiscono il 7 maggio, 3 volte alla settimana. Abbiamo tenuto una periodicità ciclica, diciamo, martedì, mercoledì, giovedì. Potete già vedere anche quello che è la locandina, il programma delle letture, fino, dicevo, al 7 maggio, per poi vedere se è il caso di continuare l'iniziativa oppure di sospenderla. Comunque l'idea è anche quella, magari, di continuarla fino alla fine di maggio. Vediamo come vanno le cose. Ripeto, è un'esperienza nuova anche per noi, qualcosa che, ripeto, non ha a che fare con l'attività didattica. È un'attività di lettura, di, come dire, un servizio, no? E anche un intrattenimento, come quando si ascoltano le trasmissioni radiofoniche che voi conoscete, e queste proviamo a farle noi. Questa è un po' l'idea che è venuta a me e ai miei colleghi, che ripeto ringrazio. Allora vi leggo brevemente il programma. Questa sera io inizio e parlerò di, adesso vi dirò poi chi è, eccetera, di Enzo Melandri, le premesse storico-filosofiche della fenomenologia. Domani sera, mercoledì 1 aprile, sempre alle ore 21, oggi noi abbiamo cominciato alle 20:45 perché io volevo fare una presentazione del ciclo di letture, d'accordo? Però tutte le letture iniziano da domani alle 21. Domani ci sarà il professor Carlo Gentili che leggerà Nietzsche, Friedrich Nietzsche, il nichilismo europeo, passi tratti da Nietzsche. Quindi giovedì, dopodomani, il professor Roberto Brigati invece leggerà passi tratti da testi di John Wisdom, il titolo che abbiamo dato è Il giardiniere invisibile. Poi martedì, prossima settimana, martedì 7 aprile, ci sarà la professoressa Anna Rita Angelini che ci legge passi dalle lezioni americane di Italo Calvino. Mercoledì 8 aprile invece sarà la volta del professor Francesco Bianchini che leggerà passi tratti da Bertrand Russell, I problemi della filosofia. Giovedì 9 aprile invece il professor Giovanni Giorgini ci leggerà passi e pagine tratte dalla Repubblica di Platone. Il titolo che abbiamo dato e che il professor Giorgini ha dato è Il sogno della perfezione. Poi mercoledì 15 aprile, sempre alle 21, è la volta della professoressa Carlotta Cappuccino che leggerà ancora passi tratti da Platone, questa volta dal Fedone, è vero, e quindi abbiamo per due volte, diciamo così, interventi anche se diversi, uno è di filosofia politica, l'altro riguarda più temi platonici, appunto attinenti alla sua filosofia in generale, tratti dal Fedone. Poi giovedì 16 aprile è la volta del professor Walter Cavini che ci leggerà passi tratti da Tucidide sulla peste di Atene.
martedì 21 aprile, è invece la volta di Giovanni Matteucci, professor Matteucci, ci leggerà dei brani tratti da Adorno, delle pagine adorniane, Theodor Wiesengrund Adorno, Senza modello, crisi e resilienza estetica. Mercoledì 22 aprile invece Stefano Marino ci leggerà Richard Schusterman, Filosofia della musica rock, una prospettiva pragmatista. Giovedì 23 aprile la professoressa Maria Franca Spallanzani, Passi tratti da Montaigne, Descartes, Pascal, titolo che abbiamo dato, che la professoressa ha dato, è Stare in una stanza. Invece, martedì 28 aprile, la professoressa Elisabetta Scaparrone ci leggerà passi tratti da Giordano Bruno, Solitudine e verità negli eroici furori. Quindi, mercoledì 29 aprile, il professor Paolo Savoia, passi tratti da Giulia Calvi, Storie di un anno di peste nella Firenze barocca. Giovedì 30 aprile, il professor Riccardo Caporali, invece, passi tratti da Guglielmo d'Occam, Prima che il gallo canti, Profezia, fatti e scienza del contingente. Martedì 5 maggio il professor Matteo Martelli, invece, Zosimus di Panopoli e Carl Gustav Jung, Sogni alchemici. Poi, mercoledì 6 maggio, il professor Francesco Cattaneo, passi tratti da Friedrich Hölderlin, Apollo mi ha colpito, Lettere a Böhlendorf. Per finire, questo ciclo si conclude con la lettura, le letture del professor Riccardo Caporali, giovedì 7 maggio, passi tratti da Umberto Cerroni, L'identità civile degli italiani. Bene, detto questo, vedete, sono numerosi, quindi gli interventi, ripeto, è possibile che il ciclo prosegua, vedremo nei prossimi giorni come si sviluppa la situazione in tutti i sensi, d'accordo? E adesso vengo per questa sera alla lettura che vi propongo, è quella di un testo, di alcune pagine tratte da un testo di quello che è stato il maestro di alcuni di noi, sia mio che del professor Besoli, del professor Brigati, di Matteuzzi, del professor Maurizio Matteuzzi, che è scomparso qualche anno fa, eccetera, ma che indirettamente ha toccato anche altri docenti che insegnano sia a Bologna sia in altre università italiane e straniere. E in passi tratti da un testo, quello che è l'ultimo libro di Enzo Melandri. Il titolo è Le ricerche logiche di Husserl, introduzione e commento alla prima ricerca. L'ultimo libro di Melandri è appunto un libro pubblicato dal Mulino nel 1990 e Melandri poi 3 anni dopo morirà e quindi non avrà più modo di pubblicare o di lasciarci altri pezzi così preziosi come ci ha lasciato anche per quanto riguarda le opere precedenti. Perché? Perché adesso vi farò un brevissimo profilo di Enzo Melandri, poi vediamo un po' chi è stato, che cosa ha lasciato, nella cultura filosofica italiana e non. Diciamo subito che due anni fa, a un convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia Teoretica, in un suo intervento, il professor Roberto Esposito disse che Melandri è stato il più grande filosofo italiano del secondo dopoguerra. Forse, questa definizione è un po' azzardata, ma io personalmente ci credo e in ogni caso, anche se non fosse vero, sicuramente è tra i più grandi, almeno per quanto riguarda l'ambito dello sviluppo teoretico della filosofia. Molte sue opere sono state curate in riedizione, adesso me ne parlerò,
sono state curate da, con introduzioni di Agamben, e Agamben ad esempio sostiene che l'opera più importante di Enzo Melandri, il cui titolo è La linea e il circo, sia un vero e proprio capolavoro della filosofia del Novecento. Detto questo, vi faccio un breve profilo biografico. Chi era Enzo Melandri? Enzo Melandri non ha avuto un percorso, diciamo, solito, un percorso, diciamo così, usuale nella sua formazione. Perché? Perché viene nella sua gioventù, diciamo così, da studi tecnici. Ha frequentato l'istituto tecnico, poi ha lavorato per un certo periodo, è diventato perito chimico industriale nel 1947 e ha lavorato per qualche anno addirittura alla SNIA Viscosa. E poi si è diplomato al liceo Ginnasio Galvani di Bologna, iscrivendosi subito dopo alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna. Si è laureato nel 1958 col professor, avendo come relatore il professor Battaglia. La tesi nel 1958, il titolo della tesi è Husserl, la filosofia della storia, genesi e sviluppo di un problema. Il controrelatore era Luciano Anceschi. Enzo trascorse alcuni anni in Germania e più precisamente a Kiel, dove fu lettore di lingua italiana. E in Germania approfondì, continuò assieme a questa sua attività anche gli studi filosofici e fu attratto anche dall'opera di Hans Blumenberg, di cui avvertì subito tutto il fascino. Accanto a questi studi dedicati alla metafora, all'analogia, al simbolismo, eccetera, Melandri frequentava in quel periodo anche le lezioni di un grande logico matematico di quell'epoca, che si chiamava Paul Lorentzen. E questi studi di logica, di matematica, di teoria, diciamo, di scienza, di teoria matematica, non lo lasceranno mai, nel senso che noi ritroveremo tutte queste matrici scientifiche, che vanno dalle scienze naturali alla matematica, alla fisica, eccetera, alla logica, in tutte le sue opere. Nel 1961 torna a Bologna e ottiene l'abilitazione nel 62 alla libera docenza. Nel 63, ecco, comincia ad insegnare filosofia presso la facoltà di magistero di Bologna, e in questa sede rimarrà con una breve interruzione tra il 72 e il 74, in cui insegnò filosofia morale a Trieste, rimarrà fino alla sua morte nel 93. Enzo ci lascia diverse cose importanti. La prima cosa importante è, adesso ne parlerò leggendovi un passo di quello che è stato il suo maggiore allievo, cioè il professor Stefano Besoli, è vero, ma accanto all'impostazione filosofica di fondo, Enzo aveva anche un modo e un atteggiamento verso la filosofia che gli consentiva di attirare continuamente allievi e uditori ai suoi corsi. Ben presto Melandri si avvicinò a Husserl, alla filosofia di Husserl. È vero, siamo verso la fine degli anni 50, è vero, e questo avvicinamento alla filosofia di Husserl avviene anche attraverso l'incontro in quegli anni col più grande esponente della fenomenologia italiana di quel tempo, che era Enzo Baci. Ma
Ma Melandri, non dimentichiamolo, attribuiva sempre un valore importantissimo allo studio delle scienze naturali e della logica, che riteneva come una base fondamentale per comprendere ogni discorso filosofico. Accanto a questo, vorrei sottolineare un altro importante riferimento che Melandri continuamente menzionava nei suoi studi filosofici, erano i luoghi della filosofia antica. Perché questo? Perché Enzo riconosceva sempre, in tutti i suoi scritti, un primato formativo alla filosofia antica, tanto da considerarla la filosofia per antonomasia, di cui tutto il resto, egli diceva, non era altro che un'estensione, uno sviluppo paradigmatico. E questo aspetto rimarrà anche dopo, anche nei suoi allievi, anche nella continuazione della sua linea fenomenologico-critica. E accanto ad altre attività che lo porteranno, ad esempio, a dar vita a un gruppo di studi sul grande filosofo di Hannover, cioè Leibniz, è vero. Melandri poi, alla fine degli anni, nella seconda metà degli anni Ottanta, dopo aver diretto gli annali dell'Istituto di Discipline Filosofiche dell'Università di Bologna, è vero, diede vita, assieme ad alcuni suoi giovani allievi, a una nuova rivista nel 91, venne fondata questa rivista, che esiste ancora oggi ed è parte del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, si chiama Discipline Filosofiche. D'accordo, questo per quanto riguarda il profilo biografico di Melandri. Vi dirò anche alcuni, quelli che sono alcuni dei suoi testi più importanti, no? Ricordiamo il suo primo grande libro su Husserl, forse l'opera dal punto di vista, diciamo così, della capacità di esporre i problemi teoretici della fenomenologia, l'opera più compiuta, più incisiva, più acuta. E il titolo è Logica e esperienza in Husserl del 1960. E poi, nel 65, alcune note in margine all'organo aristotelico, tratto da un corso di lezioni. Nel 68 il suo capolavoro, il volume di circa 1000 pagine, dal titolo La linea e il circolo. Poi, negli anni successivi, nel 74, un altro volume, un altro bel volume, L'analogia, la proporzione e la simmetria, che riprende e sviluppa alcune tematiche della linea e il circolo. Finisco col dire che queste opere, molte di queste opere, adesso non le cito tutte, nel 89 viene pubblicata una raccolta di interventi che fece a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il titolo è Contro il simbolico, e nel 90 appunto venne pubblicato il testo da cui adesso vi leggerò alcune pagine. Finisco solo col dire questo, che Melandri, assieme agli allievi che oggi occupano le cattedre, i ruoli di insegnamento nella nostra università, sia bolognese che italiana, che anche, diciamo così, al di là dei confini nazionali, è vero, ha avuto anche degli studiosi che hanno prodotto opere critiche, espositive del suo pensiero. Ne cito alcuni, giovani studiosi, ne cito alcuni: il professore Emanuele Mariani, Luca Possati, Angelo Bonfanti, è vero, che hanno scritto opere che in modo più o meno tematico si occupano del percorso filosofico di Melandri sull'analogia.
Vi leggo prima di entrare, perché poi il tempo scorre, prima di entrare nella lettura, vi leggo solo questo breve passo, lo accorcio un po' perché mi rendo conto che il tempo passa, stringe, non siamo abituati a utilizzare questo tempo così stretto e a fare queste letture, quindi ci sfugge un po', però vi volevo leggere questo, alcuni passi tratti da un saggio di Stefano Besoi pubblicato negli studi su Enzo Melandri. Studi su Enzo Melandri, dice Besoli: a lezione si può dire che Melandri non parlasse ma pensasse ad alta voce. Egli era solito cioè mettersi a pensare e il suo pensiero fluiva attraverso una serie di rimandi e di trame filtrati dalla memoria, in maniera non compatta o sistematica, ma certo mai rapsodica. Nelle sue lezioni, in cui si serviva di luoghi del mito o della letteratura, di riferimenti tecnici, tecnico-scientifici all'attualità, non vi era spazio per alcun compiacimento o per estetismi in genere, né per un'erudizione che si mostrasse gratuita. Il suo insegnamento, che non era limitato al tempo delle lezioni universitarie, ma che per generosità e bisogno di comunicare, egli spesso faceva coincidere con intere giornate di attento dialogo, non si traduceva mai in una trasmissione oggettiva di contenuti, ma tendeva a far parlare i testi, a farli rivivere, sottraendoli all'ipoteca dell'autorità. Così vissute, le lezioni di Melandri portavano, per così dire, a pensare, dando cioè l'illusione, quanto mai benefica e terapeutica, di pensare insieme con lui. In esse si aveva dunque l'impressione di assistere a un pensiero in corso d'opera, e più propriamente ciò che accadeva era un'esperienza o una prova di pensiero condivisa, giacché la condivisione era appunto la condizione stessa della buona riuscita di tale esperienza. Ecco, vi ho letto queste brevi, diciamo, frasi, no, di Stefano Besoli, per dare un po' una testimonianza di quello che, frequentando le sue lezioni, era un po' la sensazione che avevamo tutti, cioè un pensiero in atto, in corso d'opera, sempre aperto, no? E sempre pronto, diciamo così, a vedere le cose da altri lati, no? A pensare a cose che ordinariamente con difficoltà si riesce a pensare. Adesso comincio invece la lettura del testo. Io vi leggerò, non ho tempo, mi sono già accorto di leggere tutte le pagine che avrei voluto leggere, però io ho selezionato le prime 30 pagine di questo testo di Melandri, che ripeto è il suo ultimo libro, Le ricerche logiche di Husserl, che è l'introduzione generale, che è un'introduzione storico-filosofica, una premessa storico-filosofica alla fenomenologia, a quella che sarà poi la fenomenologia husserliana. E quindi questa introduzione generale prende in esame tutto il quadro, l'intero quadro filosofico, scientifico, culturale dell'Ottocento, in particolare della seconda metà dell'Ottocento, da Hegel in poi. E secondo me, ragazzi, sono pagine veramente magistrali, perché in 30 pagine, è vero, si riesce a dare un quadro complessivo delle tematiche veramente acuto, intenso, e che è difficile trovare in molti testi, credetemi, che hanno parlato di questi argomenti. Bene, procedo dunque alla lettura. Primo, la filosofia post-hegeliana. Come fanno i tedeschi? Consideriamo Kant come il filosofo della Aufklärung, o età dei lumi, illuminismo, prescindendo dalla sua qualificazione di idealista trascendentale e di realista empirico. La questione è rilevante per la periodizzazione. Posto ciò,
Gli inizi dell'idealismo tedesco incominciano con la Wissenschaftslehre 1794 di Fichte. Il titolo è lo stesso del lavoro di Bolzano, di Bernard Bolzano, del 1837, no? Dottrina della scienza. Ma è forse inutile dire che il contenuto è completamente diverso. Il testo di Bolzano potrebbe tradursi infatti epistemologia, mentre quello di Fichte siamo obbligati a renderlo con dottrina della scienza e basta. L'idealismo tedesco, scusatemi, dice Melandri, ricopre tutto l'arco di tempo che va dal 1794 al 1832 almeno. Si tratta di un intenso, fresco movimento di pensiero in cui fiorisce il risveglio della cultura tedesca del XVIII secolo e che interessa complessivamente il periodo neoclassico e o romantico, con le sue profonde implicazioni nella poesia, nel teatro, letteratura, storiografia. Dal punto di vista filosofico, a parte l'idealismo, è di particolare importanza la riscoperta dell'antichità classica, in specie greca, per opera soprattutto di Winckelmann, e che, per il concorso di tanti entusiasti studiosi, tra cui non possiamo trascurare di citare Goethe e Hölderlin, assurge alle dimensioni di vero e proprio secondo rinascimento, di un'ampiezza mondiale e tuttora perdurante. Il nostro liceo classico, gioverà osservare, resta ancora orientato secondo questo modello di cultura. La conclusione del periodo, forse alquanto prematura, si può facilmente rammemorare pensando alla morte di Hegel, 1831, e di Goethe, 1832, di cui si può dire che chiudono un'epoca. Ora, adottando il punto di vista dello Überweg, Friedrich Überweg è stato un grande storico della filosofia dell'Ottocento, questa è una mia parentesi, dice Melandri, adottando il punto di vista dello Überweg, si può dire che il periodo successivo, che va dal 1830 al 1870 circa, in questo periodo sia anche in Germania il tempo delle vacche magre, cioè del massimo deperimento della filosofia. Esso coincide con lo sviluppo delle scienze naturali, sia nella pratica industriale, sia nella cultura. Il successo dell'industrializzazione si accompagna al trionfo del positivismo, connotato ingegneristicamente in Francia, con Comte, e economicisticamente in Inghilterra, con John Stuart Mill. In Germania il positivismo si affermerà alquanto più tardi, dato che il ritardo con cui avvenne l'industrializzazione e la sua connotazione sarà piuttosto medicale e psichiatrico-psicologica. In questo torno di tempo le cattedre di filosofia vengono una dopo l'altra espugnate da psicologi provenienti dalla medicina. Questi furono prima di tutto preoccupati di stabilire laboratori di psicologia sperimentale, in particolare di psicofisiologia. Tra i tanti basterà citare Wilhelm Wundt, in cui culmina lo sviluppo del movimento, che nella prima generazione annovera Helmholtz, Johannes Müller, Lotze, Fechner. Solo quest'ultimo non era medico, ma fisico. Abbiamo dunque in Germania il trionfo filosofico dei medici specializzati in psicofisiologia e fondatori della psicologia come scienza osservativo-sperimentale. Al declinare del secolo, la situazione del positivismo, anche in Germania, non poteva essere più favorevole. La filosofia rischia di diventare una provincia della psicologia, o di esserle subordinata ancillarmente. Ora, in virtù della loro stessa posizione forte, egemonica, gli psicologi devono però ricoprire con le loro ricerche tutta l'area dei fenomeni psichici,
compresi quelli che vengono detti superiori, perché non accessibili con indagini psicofisiologiche, come la memoria, i sentimenti, la volontà, il pensiero. D'altra parte, occupando le cattedre che erano filosofiche, gli psicologi raccolgono l'invito a colonizzare l'intero pensiero. Ed ecco riapparire, sotto l'egida della psicologia, le introduzioni alla filosofia, i manuali, i sistemi di logica, gli studi sulla mentalità e i sentimenti collettivi e primitivi, la cosiddetta psicologia dei popoli e delle lingue. E insomma, tutto quanto offre nel pensiero un minimo approccio tematico rilevante. Solo la matematica, per ovvie ragioni, si sottrae all'omologazione preponderante. Lo psicologo positivista si trova, d'altra parte, costretto a far valere le proprie ragioni su un terreno di generalità filosofiche particolare. Alludiamo a quell'intreccio di teoria generale e di induzione storica dello sviluppo del pensiero che costituisce il proprio della filosofia e che è tutt'altro che familiare a chi provenga dagli studi fisiologici e psicologici. In tutto questo settore il metodo positivo soccorre molto poco. Più efficace si dimostra, come sempre, quello aporetico, tradizionale della filosofia. Il positivista, inoltre, sconta la propria ingenuità ideologica, subendo molto spesso una ritorsione spiritualistica capace di metterlo in crisi, quando non gli avvenga di incorrere nell'insidia più profonda, perché giocata sulla sua stessa conoscenza, vale a dire l'insorgere di aporie oggettive di carattere epistemologico o logico. Lo sviluppo del posteriore neopositivismo deve non poco della sua virulenza polemica proprio all'accumulo di questo terreno, formato da risentimenti al positivismo di prima maniera. Evidentemente, il periodo che copre l'arco di tempo di un paio di generazioni, che ha coinciso con il viraggio della nozione di scienza, genericamente intesa, a scienza per eccellenza, intesa secondo il modello della scienza naturale, descrittiva, o meglio, esatta, questo periodo si è reso possibile intronare la fisica, in senso lato, quale scienza sovrana, non è stato però sufficiente a rassodarne l'impero su tutto l'orbe del sapere. In questo intervallo la nozione di scienza tende a diventare univoca in base a un ovvio presupposto naturalistico. E questo successo si scorge meglio guardando alla Francia, alla Gran Bretagna e all'America. Ma nello stesso tempo si avvertono gli indizi di una ripresa sempre meno impedita della filosofia in accezione autonoma. Questo magari avviene prima in maniera indiretta, attraverso la mediazione del problema epistemologico, ma in Germania, verso il 1870, la ripresa della filosofia si deve all'incomoda riproposizione del problema della conoscenza in generale. Ciò costringe a rivedere il realismo naturalistico, ormai di senso comune, e ad adottare un punto di vista critico, un nuovo punto di vista critico. La ripresa della filosofia, almeno in Germania, coincide dunque con il ritorno a Kant e inaugura il periodo detto del neocantismo o neocriticismo. Benché la tendenza espressa dal ritorno a Kant sia lungi dal comprendere tutti i filosofi, solidali con la nuova problematica conoscitiva, è necessario indugiare alquanto su certi temi caratteristici dei propugnatori del cosiddetto revisionismo kantiano.
Notate, faccio qui, sono io che parlo, notate, prima di tutto, no? Si capisce subito, no? È vero, il neocantismo, dirà Melandri, non è un rinascimento, è un revisionismo. Le basi sono totalmente diverse. Riprendo la lettura. Anche la rinascenza aristotelica, di cui diremo in seguito, si lascia meglio intendere per contrasto e reazione al ritorno a Kant. Qui il recupero della filosofia sembra richiedere un ricominciamento molto più radicale e inedito. 2. Ritorno a Kant. La tradizione viva del pensiero kantiano era ancora operante quando si determinò il ricorso esplicito del Zurück zu Kant, torniamo a Kant, della sua ripresa. Anzi, bisogna riconoscere che c'è una riconosciuta opposizione tra il kantismo e il neocantismo, poiché un revisionismo kantiano, come è quello del neocantismo, presuppone il rifiuto di alcune tesi di Kant giudicate insostenibili. Un primo motivo di dissenso con Kant riguarda la collocazione dell'estetica trascendentale, posta eccentricamente prima, a priori, della sensibilità, mentre tutta la tradizione anteriore, a cui ora si intende ritornare, la situa come intermedia tra la sensibilità e l'intelletto. È chiamata in causa la dottrina delle forme dell'intuizione, come forme pure a priori, vale a dire lo spazio, nella forma della geometria euclidea, e il tempo, nella forma di una successione lineare, continua. Parlando il linguaggio positivistico dell'epoca, questa ipotesi appare insostenibile, perché è già falsificata. Per lo spazio sopravviene la questione delle geometrie non euclidee, per il tempo quella della distinzione. Molto importante, questo dico io, quella distinzione tra misura e durata del medesimo. Ma riconsideriamo più in dettaglio l'una e l'altra questione. La conclusione ormai generalmente accettata è che la geometria euclidea non è intrinsecamente necessaria, poiché non è che una tra le tante geometrie possibili. Da un lato, quindi, c'è la prova irrefutabile della scoperta della legittimità paritetica delle geometrie non euclidee, da Gauss a Riemann, tra il 1830 e il 1854. Questo rende ambiguo il concetto stesso di forma dell'intuizione, perché una forma, fate attenzione, lo rileggo bene, perché una forma che esemplifichi la sua cogenza a priori, la sua capacità di far presa a priori sulla base di una determinata geometria, non è di certo attendibile. E benché fino alla prima formulazione della teoria della relatività da parte di Einstein, 1905, non si avessero indicazioni circa la possibilità di interpretare le geometrie non euclidee nello spazio fisico, è rilevante che il principio aprioristico fosse stato scosso. Dall'altro lato c'è la scoperta complementare dovuta a Lotze, in quanto fisiologo, dell'origine della coscienza dello spazio a partire dalla localizzazione delle sensazioni. Questa localizzazione ha un carattere topico e non geometrico, cioè un carattere che non è né metrico né proiettivo, quindi risulta impossibile dire a quale geometria sia predestinata. Da essa trae man mano origine una progressiva organizzazione logica dei punti topicamente distinti, che mette poi capo a una geometria complessiva, per tentativi ed errori, della coscienza spaziale.
Perciò la logica dell'ordinamento spaziale non è affatto una forma dell'intuizione a priori, come diceva Kant, dato che è suscettibile di destrutturazioni e ristrutturazioni in maniera ipotetico-deduttiva, secondo la complessità dei problemi di volta in volta posti. Quindi, nemmeno da un punto di vista fisiologico, Lotze poteva credere che ci fosse un'intuizione formale dello spazio, una forma pura dell'intuizione. Per quanto riguarda il tempo, saranno proprio le ricerche psicologiche mirate a tale argomento, intorno agli anni 90 dell'Ottocento, a porre su diverse basi la questione della successione temporale, riguardo al divario tra la misura e la durata. Citiamo qui, solo di sfuggita, le considerazioni di Christian von Ehrenfels sulle condizioni necessarie per il riconoscimento di una melodia, di Bergson sulla durata del tempo interiore e non semplicemente spazializzato nella successione, e quelle conclusive di Meinong di un tempo che, dice Meinong, deve aver presenti contemporaneamente, ma non come contemporanei, gli elementi di una successione dotata di significato. Questi risultati empirici della ricerca svolta nel XIX secolo, che confutano l'ipotesi di Kant in sede estetico-trascendentale e, cosa importante, questo dico io per Husserl, nello stesso tempo ne rinforzano gli sviluppi orientati sul noetico. Va da sé che Kant non intendeva fare delle ipotesi, semplicemente viveva l'ideologia del sogno e quindi anche del sonno di una ragione destinata a esiti imprevedibili. Una seconda ipotesi scartata è quella del Ding an sich, la cosa in sé, che di solito viene confusa con noumenon, benché il noumeno sarebbe semplicemente il pensato in opposizione al sentito. L'ipotesi respinta è che la cosa in sé sia la causa trascendente di quel che appare, che il noumeno sia il fondamento del fenomeno e che tuttavia se ne possa parlare pur risultando per definizione inconoscibile. Una frase ricorrente è che la cosa in sé è il caput mortuum della filosofia kantiana, ed è incredibile la quantità di polemica che si è costretti a sorbire contro un argomento giudicato di per sé inesistente o quantomeno mal collocato. Con l'abbandono o la diversa interpretazione di questi due cardini del pensiero teorico di Kant, la sintesi a priori, fondata sulle forme dell'intuizione, e la cosa in sé, confusa con noumeno, ha inizio il neocantismo, o più in generale, il neocriticismo. Non a sproposito, abbiamo quindi parlato di revisionisti kantiani, essendo il fatto analogo a quanto poi è avvenuto per Marx e per Freud. La posizione genericamente neocantiana si può dunque caratterizzare così. Primo, l'estetica trascendentale, cioè la dottrina delle forme dell'intuizione, viene considerata erronea e quindi abbandonata. Nella sintesi a priori si riconosce invece il nucleo resistente alle obiezioni ed essa viene in genere reinterpretata conservandolo. Ciò che resta pienamente in vigore è pur sempre l'analitica trascendentale, cioè la dottrina per cui la normativa dell'intelletto si impone anche nel giudizio empirico, e questo è considerato sufficiente a caratterizzare una filosofia come kantiana, o se si vuole neocantiana. Si aggiunga che la fortunata metafora della rivoluzione copernicana
la metafora kantiana, no? All'inizio della critica della ragion pura, eh? Mantiene la sua pregnanza anche nelle mutate condizioni. Anzi, secondo certe interpretazioni, questo tratto viene rincarato. Per la cronaca, fu un fortunato libro di Otto Liebmann, Kant und seine Nachfolger, Kant e i suoi epigoni, 1865, i cui capitoli terminavano con la clausola «Doch muss auf Kant zurückgegangen werden», «Bisogna rifarsi a Kant», a inaugurare quel che in seguito fu detto il «Zurück zu Kant», il ritorno a Kant. Come si è detto, si tratta di una revisione e non di una rinascenza. O, in altri termini, il Zurück zu Kant, il ritorno a Kant, non è una rinascenza kantiana. Anzi, notate bene, qui sono io che parlo, anzi, dice Melandri, la continuità ritenzionale della filosofia kantiana si interrompe proprio a questo punto, in cui viene ripresa in maniera consapevole l'eredità di Kant, ma su basi totalmente diverse. Un lavoro ancora più importante fu quello di Friedrich Lange, Storia del materialismo, del 1866, che compie la mossa decisiva ponendo al centro dell'interesse filosofico il problema della conoscenza. Il termine Erkenntnistheorie, teoria della conoscenza, o gnoseologia, nel suo senso tecnico, risale infatti a Lange, come pure l'altro fortunato slogan di una psychologie ohne Seele, psicologia senza anima, senza l'anima, con cui si vuol dire che l'oggetto della psicologia sono i fenomeni psichici e non la ricerca di un soggetto sostanziale. In precedenza si erano occupati di Kant, ma con un interesse prevalentemente storico e filologico, anche Fischer, Erdmann, Zeller, Adiches. I neocantiani non formano un movimento unitario, sono piuttosto una famiglia di filosofie e di movimenti affini. Nella sua Storia della filosofia, Überweg ne elenca almeno 6. Ma per i nostri scopi basterà far menzione dei tre gruppi, delle tre correnti più avanzate, che sono le seguenti. In primo luogo, abbiamo, una volta eliminato l'ostacolo dell'estetica trascendentale, abbiamo l'interpretazione direttamente fisiologica dell'a priori sintetico, che risale a Hermann von Helmholtz, il grande fisico e fisiologo. Helmholtz non si può considerare ancora un neocantiano, gliene manca la consapevolezza filosofica, ma già negli anni 50 dell'Ottocento aveva affermato il carattere asintetico a priori della causalità, con esplicito richiamo a Kant. Unico punto di coincidenza, ma fondamentale, poiché Helmholtz riterrà tutte le altre fonti conoscitive, non direttamente empiriche, come delle risultanze a posteriori di unbewusste Schlüsse, conclusioni inconsce, un concetto che godrà di un'immensa fortuna. Più acuta e filosoficamente avveduta è la posizione di Lange, di cui si è detto che è il primo dei neocantiani. Egli compie una critica analitica e storica del materialismo meccanicistico e deterministico, rilevando nel contempo l'inconoscibilità della cosa in sé di Kant, dal momento che si tratta di parlare in termini fisici del mondo fenomenico e più specificamente fisiologici del corpo vivente. Ma egli sottolinea il significato ideale di tali costruzioni concettuali, che pure, in mancanza di ogni riferimento concreto, conservano il loro valore non solo regolativo,
ma anche euristico, di guida, cioè a nuove scoperte. Il noumeno, più che inconoscibile, è la frontiera aperta sullo sconosciuto. Da questo aspetto della filosofia, il Lange piglierà poi le monete. Scusate, ho sbagliato a leggere. Da questo aspetto della filosofia di Lange, piglierà poi le mosse il famoso di lavoro di Hans Feinger, di Philosophie des Als Ob, la filosofia del come se, 1911, e l'idea pragmatica e programmatica di un'epistemologia consapevolmente finzionalista. Proseguendo secondo un'altra linea, bisogna dire che l'interpretazione fisiologica dell'a priori è in auge ancora oggi, confortata com'è da considerazioni evoluzionistiche e di genetica molecolare. Naturalmente è difficile scorgervi le tracce della sua naturale derivazione kantiana, essendo tale a priori empirico, cioè legato all'eredità della specie e del codice genetico. Non di meno, esso esiste ed è un'istanza che si oppone all'idea della mente come tabula rasa. L'a priori genetico è tale per l'individuo, è in realtà condizionato dalla sua stessa storia evolutiva. Citiamo a tal proposito Konrad Lorenz di Rückseite des Spiegels, l'altra faccia dello specchio, 1973. In secondo luogo c'è l'interpretazione matematizzante del trascendentale da parte della scuola di Marburgo. L'attività sintetica dell'intelletto, cioè la riconduzione all'unità del molteplice fenomenico, come pure il primato del giudizio sui concetti o le categorie e del noetico sulle forme dell'intuizione, viene inteso matematicamente, secondo i dettami dell'analitica trascendentale, cioè come una sorta di riduzione al quoziente d'ordine inconsapevolmente intellettuale. Le idee kantiane, intese come principi regolativi, passano allo stato vagamente platonico, o meglio, platonizzante, di media accademia, di interfacce, che da un lato devono salvare i fenomeni e dall'altro assicurare un approccio intelligibile, spiegabile in termini matematico-ideali. Il principale rappresentante di questa tendenza, Hermann Cohen, pone il massimo di conoscenza oggettiva nella scienza fisico-matematica e concepisce il sorgere e lo svanire di una sensazione per analogia col calcolo infinitesimale dei massimi e dei minimi. Cosa quest'ultima che per l'indeterminatezza dei termini in cui era concepita gli avvalse la reprimenda di Frege. In ciò sono avvertibili differenze filosofiche fondamentali pur sullo sfondo del comune interesse per la matematica. L'opera a suo tempo famosa di Paul Nathorp, Platos Ideen Lere, la dottrina delle idee di Platone, 1903, stabilisce un parziale parallelismo tra le idee di Platone e quelle di Kant, che da cui trarranno peraltro verso ispirazione Duhem, Dinger. Intanto, la concezione marburghese, inizialmente in prevalenza matematizzante, si è andata infoltendo di riferimenti storiografici e sistematico-storici, o, come diremmo oggi, ermeneutici. Per ultimo interviene Ernst Cassirer, per il quale il trascendentale diventa una riduzione al quoziente sempre meno eseguibile nel concreto, mentre l'a priori si manifesta di fatto come una tendenza a una preferenziale generalizzazione empirica. Con Cassirer si può considerare estinta, no? Nel 1944, quando
pubblica Saggio sull'uomo la scuola di Marburgo. A suo tempo essa fu la più famosa delle tradizioni di pensiero neocantiane, che però non seppe sostenere, a parte la diaspora, l'impatto del logicismo e delle nuove filosofie della matematica e della fisica. Abbiamo per finire la terza tendenza, cioè l'interpretazione del trascendentale da parte della filosofia dei valori o della scuola del sud-ovest. Wilhelm Windelband intende la filosofia trascendentale come scienza critica dei valori universali e in tal senso riformula anche il concetto stesso di verità. È rimasta celebre la distinzione di metodo tra scienze nomotetiche e scienze ideografiche, che risale appunto a Windelband. Le scienze naturali sono prevalentemente nomotetiche perché mirano a fissare delle leggi generali, mentre le scienze dello spirito o culturali sono per converso ideografiche perché, senza contraddire quelle leggi, si incaricano piuttosto della descrizione di certe singolarità che racchiudono un valore esemplare. Si noti come il problema della relazione al valore, in tedesco Wertbeziehung, sia implicito nello stesso metodo storiografico di mettere in rilievo il caso individuale. Queste proposte teoretiche furono accolte da Heinrich Rickert, per il quale il trascendentale non è altro che la validità universale, trasferita dal campo dei valori a quello della verità e quindi al modo di concepire la realtà. Il richiamo alla validità, ma indipendentemente da una filosofia dei valori, era già stato messo a punto da Lotze. Per Rickert la validità non inerisce all'oggetto, ma è l'effetto del metodo di indagine impiegato nella valorizzazione di quel che si ricerca. Questa validità, valorizzazione, questa Geltung, non è insita fin dagli inizi nella realtà come tale, ma solo in quanto il suo valere per noi si manifesta nel suo significato. La scuola del sud-ovest presenta anche per noi un interesse contemporaneo. Ciò si deve all'opera di due grandi filosofi e sociologi, Georg Simmel e Max Weber. Caratteristico di quest'ultimo è che egli svolse le implicazioni teoriche non all'interno di una filosofia dei valori, ma integrate nel metodo della sociologia comprendente. Nella sua teoria dell'azione sociale, la comprensione razionale dell'agire ha come criterio di massima la relazione al fine, Zweckbeziehung, e la relazione al valore, Wertbeziehung. L'analisi del senso sottinteso all'azione sociale, il suo Gemeinsinn, sorte l'effetto di trasporre tutta la realtà sul referente semantico della valorizzazione razionale, quanto allo scopo e quanto al valore. Ed è noto come il successivo indirizzo funzionalistico di Parsons debba a premesse di stampo weberiano. Non dimentichiamo poi l'ulteriore sviluppo della scuola di Francoforte, fiorita nel secondo dopoguerra. Forse l'intera diramazione filosofica neocantiana, detta del sud-ovest, si può riassumere dicendo che essa si svolge intorno a un unico nucleo, quello che oggi si dice la teoria performativa della verità. Gli studi di Austin sulla funzione performativa, benché sorti indipendentemente, come pure le recenti ricerche sugli speech acts della moderna pragmatica linguistica, si possono infatti inquadrare in questa precisa problematica, se non ci si lascia distrarre dalla diversità.
con i neocriticisti. Se si risale a Hume, David Hume, e da questi si ridiscende a Kant. Un movimento, un vero e proprio movimento a zigzag, no? Da Hume, da Kant a Hume e poi di nuovo a Kant. Il loro empirismo fa tutt'uno con la critica alla metafisica, che essi hanno il merito di estenderle per la prima volta alle assunzioni di senso comune, implicite nella mentalità scientifica stessa. Il metodo da essi seguito consiste nella irriducibilità delle tesi metafisiche ai dati di sensibili o, in alternativa, a questioni di ordine logico. Il dato sensibile viene rielaborato in vista di quella costante della percezione che si riassume nell'idea di un mondo esterno. Ciò che non rientra in quest'ordine di idee si organizza in maniera enantiomorfa. Parentesi, enantiomorfismo è l'uguaglianza inversa, simmetrica, no? L'immagine speculare. Torno a Melandri. Ciò che non rientra in quest'ordine di idee si organizza in maniera enantiomorfa, in una costante soggettiva, che in realtà è una costruzione contraria, la cui risultante è di volta in volta un io. Dunque, anche l'io è un costrutto di cui si può ricercare la costituzione, e in questo si inserisce l'eredità di Hume. Tuttavia, il problema psicologico non riceve un'adeguata attenzione da parte degli empirio-criticisti. Il loro problema è anzitutto epistemologico. È generalmente riconosciuto che l'empirio-criticismo è l'antecedente storicamente immediato del neopositivismo. Einstein, per esempio, riconosce in Mach il suo precursore, per influenza di che i principi della meccanica di Mach hanno esercitato fin dagli esordi sulla teoria della relatività del 1905. Il neopositivismo condividerà in gran parte la critica della metafisica implicita nei presupposti filosofici degli empirio-criticisti. Del resto, è innegabile che ci sono delle affinità di rilievo tra taluni aspetti della filosofia di Mach e quelle di dell'Husserl di prima maniera, 1900. Per esempio, la riducibilità dell'io a costruzione, da cui si deve prescindere, e che Husserl in seguito abbandonerà. Ma ne restano altre, come ad esempio la disarticolazione del dato empirico, non più assunto nella sua semplice fattualità, o l'emergenza del problema della costituzione della coscienza, che non può i più identificarsi con un procedimento continuo, omogeneo e cumulativo. O il rilievo, ad esempio, dato al fenomeno figurale, il gestalt switch percettivo, che Mach ha cura di rilevare ancor prima di Ehrenfels. Anche il lavoro di Carnap, La costruzione logica del mondo, del 1928, è sorretto dalla convergenza di mondo 1 e mondo 2, come diremmo noi, seguendo la via e la fraseologia più sbrigativa di Popper, e cioè fondata sulla simmetria logicamente enantiomorfa di fisicalismo e fenomenismo, di qualità primarie e qualità secondarie, di oggettivo e soggettivo o contro oggettivo. Però bisogna dire che l'approccio degli empirio-criticisti ha interessato più l'epistemologia che non la filosofia. L'idea di fondo, che risale a Hume, è di considerare non solo l'oggetto, ma anche lo stesso soggetto come costrutti logici, simmetrici e reciprocamente residuali, sullo sfondo di una base confusamente indifferenziata, contenente in nuce tanto il mondo esterno quanto il soggetto mentale, è senz'altro uno spunto critico epistemologicamente accattivante. Ma per riassumere in una le tante critiche filosoficamente possibili, procedendo in questo modo, la progettata critica produce un effetto
un aumento di consapevolezza che non è più contenuto nel quadro di partenza, né si vede come possa esserne giustificato. La coscienza così ottenuta risulta operativamente cieca e si riduce all'istanza inerte di quello spettatore disinteressato di cui poi parla anche Husserl, ma con altre premesse. Insomma, la coscienza non può essere un mero rispecchiamento neutrale del soggetto e dell'oggetto, ma deve essere una forza interagente posta in uno dei due poli. Bene, con questo abbiamo finito la lettura. Purtroppo ho letto solo una parte di quello che volevo leggere, ma tant'è, d'accordo? Ci ripromettiamo in un secondo momento, d'accordo? Di continuare questa cosa. Vi ringrazio per l'ascolto. Se avete delle domande, delle richieste, per quello che può servire, naturalmente, no? Vi abbiamo detto che questa è un'attività di servizio e di accompagnamento, non è un'attività didattica, potete farle sulla chat. E vi ricordo che domani alle ore 21 ci sarà la lettura del professor Carlo Gentili, Brani da Nietzsche sul nichilismo europeo. Vi ringrazio e arrivederci a domani.